Velocemente davanti a loro, così arriveremo a casa prima. Va bene, allora, via! Come giocano? No, smettila, su, dai! Io non dimostrerei il mio lutto ai bambini. Li rattristerebbe molto. Sì, caro. Seria, a più tardi. A dopo. A dopo colazione, ciao. Ciao. Ah? Penso che siano arrivati i nostri genitori. Davvero? Allora vedremo anche la nonna. Ah, certo, andiamo. Avanti. Nonna, nonna, dove sei? Ah? Ma cos'è successo? Ma dov'è la nonna? La nonna non c'è più. È andata in cielo. In cielo? No, non è vero. Sì, è vero. Ma no, è a casa, a Madrid. No, non è più in nessun posto. Choppy. Allora non possiamo più vederla, papà. Questa è la volontà del Signore, Choppy. Lo capisci, vero? Oh, papà. Choppy, caro, non vuol dire che la nonna non esiste più. Solo che non è più con noi sulla terra, capisci? Sono certa che la nonna è molto felice lassù nel cielo. Sì, sono sicuro. Adesso che lassù lei ride e voi piangete, bambini. Che lei ride, mamma. Sì. Ma se voi bambini piangete troppo, rattristate la povera nonna. Coraggio. E adesso preparate i vostri bagagli, perché torneremo a Madrid stanotte. Sbrigatevi, su.
Sono molto triste, Cioppi, perché le volevo veramente bene io. Giuseppina, tu pensi veramente che la nonna sia andata in cielo? Certo, la nonna era così buona che il Signore l'ha certamente accolta in paradiso. E ora sarà molto contenta, ne sono sicura, Cioppi. Giuseppina, portami in cielo, per favore. Vorrei essere sicuro che stia veramente bene e che sia felice. Ho capito, ma non credo che... Tu puoi portarmi dappertutto, basta che tu lo voglia, non è vero? Ti prego, Giuseppina. Non so come rifiutarmi. Va bene, non ci sono mai stata neanch'io e sono molto curiosa. Allora andiamo, su, Cioppi. Possiamo salire direttamente in cielo, vero? No, ne dobbiamo ancora attraversare un altro prima di arrivare là. Un altro cielo? Sì, deve essere sottoterra. Oh! Ma non è quello l'altro cielo? Eh? Sì, sembra proprio che sia quello. Sei pronto, Cioppi? Sì! Che cos'hai, Danny? Ti senti bene? Siamo in cielo, Giuseppina. Sai, non conosco tanto bene questo posto. Nonna! Dove sei, nonna? Non c'è nessuno. Ma cerchiamola. Ti ho appena detto che io da queste parti non ci sono proprio mai stata. Sì. Cioppi. Nonna! 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 Oh, nonna, sei qui! Oh, Cioppi, che è successo? Mi hai fatto una bella sorpresa. Lei è in cielo come ho pensato io. Sì, mia cara balena, tu sei Giuseppina, vero? Cioppi mi ha parlato tanto di te. Giuseppina è ai suoi ordini. Nonna, tu vedi la mia balena? Certo, è anche molto bene, perfino senza occhiali, ecco. Ma come puoi vederla adesso? Forse per questa. Vedo che non c'è proprio nessuno qui, come mai? Perché siamo all'entrata del cielo, aspetto la chiamata del Signore che mi deve ricevere. Mi domando se mi ha dimenticato perché è già passato qualche giorno. Non si è dimenticato. Nonna, vuoi che Giuseppina e io ti portiamo da lui? Ma siete sicuri di riuscirci? Non vi sbaglierete di strada? Non preoccuparti, Giuseppina è molto esperta. Non è vero, Giuseppina? Sarebbe abbastanza facile, ma dov'è che abita il Signore? Come? Potrebbe essere quella la porta, l'arcobaleno. Sì, probabilmente. Nonna, su, andiamoci. Non c'è bisogno di andare a piedi, sapete? Presto, su. Salite sulla mia schiena. Sì, oggi mi sento proprio di farlo. Ehi, nonna, si tenga ferma per non correre il rischio di cadere giù. Andiamo, Giuseppina. Va bene. Cioppi, non muoverti tanto. Sì, sto attento. È un po' pericoloso, sai. Ti abituerai. Cioppi, c'è qualcosa che non va tanto bene. Allora, che cosa facciamo? Forse sarebbe meglio tornare subito.
Ho avuto la stessa impressione. Eh? Già mi sono dimenticata che sono già morta. Dove siamo adesso? Sta succedendo qualcosa di brutto. Oh? È Satana! Benvenuti all'inferno! Aiuto! Peggio per voi che avete preso la porta dell'arcobaleno! Datemi la nonna, ubbidite presto! Presto, ho detto! Attento! Stai attenta tu, balena! Non ti farò mai avere la mia nonna! Tu stai zitto! Se non mi date questa aureola, tu e la balena non lascerete mai questo inferno! Questo te lo promette Satana in persona, intesi? No, Giotti, non lasceranno più entrare la nonna nel cielo senza l'aureola. No, questo mai! Allora me la prendo io! Aspetta! Aspetta, ho detto! Togli l'aureola subito, te lo ordino! Non finiscono mai. Quale siamo caduti per arrivare fin qui? Allora, risalendo dovremmo poter uscire. Prendeteli! A un certo punto ho proprio pensato che fosse la fine. Sì, il Signore ci ha salvati. Eravate veramente in pericolo, ma adesso tutto è a posto. Oh, grazie tante. Sono un po' sospettosa. Se fosse veramente un messaggero del Signore, non nasconderebbe il suo viso. E poi non ha l'aureola. Adesso andremo nel cielo assieme. Vi prego di seguirmi. Conosco bene la strada. Ah, se permette, la sua aureola la porto io. Per me è un segnale. E lei deve togliersela entrando in paradiso. È una questione di buone maniere. Ecco tutto. Non dargliela. Presto, l'aureola! Se ricordo bene, tutti gli abitanti del cielo portano l'aureola.
E tu perché non ce l'hai? Per quale motivo? Perché... Te la daremo quando saremo arrivati in cielo. Sei molto furba. Perché non l'hai detto prima? Io sono... Dammi l'aureola! Ascoltatemi! Giuseppina, stiamo attenti a non finire all'inferno un'altra volta! Attento che arriva, che paura! Signore, ci ha salvati proprio all'ultimo. Adesso siete salvi. Vi prenderò con me nel paese del Signore. Benvenuti. L'avevo aspettato per tanto tempo. Salga sulla mia carrozza, prego. Ecco, su. Voi due potete accompagnarla fino al fiume, ma dopo dovrete veramente dirvi addio. Siamo arrivati. Il fiume si attraversa soltanto col permesso del Signore e per voi non c'è ancora. E poi avete ancora tante cose da fare sulla terra. Choppy, ricordami alla tua mamma. Di' a tutti che sono nel cielo e che sto bene. Devo proprio salutarti, nonna. E stai attento, Choppy, e sii un uomo coraggioso. Ora dobbiamo andare, nonna. Devono farlo per pulirsi bene. Nonna! Grazie, Choppy, e grazie, Giuseppina. Mi sento molto più tranquilla, Choppy. Torniamo a casa, eh? Sì, va bene. Sai, la nonna è in cielo e vive molto felicemente. Sì. Spicciati! Ragazzi, si parli! Choppy, aspettami! Seria! Choppy! Seria, mi spiace tanto di dover andare a Madrid, ma ti prometto
credo che torno. Oh, davvero? Sì. Ciao, Seria. Ciao, Cioffi. Seria, ciao, Giuseppina, vieni. Bravissima.